settimane per parlare di lupi. Lupi e orsi non si uccidono, se c'è sì la necessità di integrare il lupo con l'allevatore di animali domestici, con il territorio, ma senza usare i fucili, senza sparare. Lo ha dichiarato a più riprese il ministro per l'ambiente Sergio Costa, che ha annunciato l'imminenza di un tavolo Stato-Regioni per presentare il piano lupi, che prevede numerose azioni di cosiddetta mitigazione per contrastare la presunta invadenza di animali. Parliamo di presunta perché certe volte si esagera, diciamo presunta perché il ministro allude anche a cani inselvatichiti o ad ibridi cane-lupo, che sono una cosa diversa dai lupi. E lui di ambiente se ne intende, il ministro Costa, perché è un agronomo e un generale di brigata della forestale e oggi anche dell'arma dei carabinieri, perché i due corpi, come sapete, sono fusi. Con noi per parlarne due grandi specialisti, Luigi Esposito, personaggio popolare, benvenuto professore Esposito. Buongiorno. Professore di zootecnia speciale all'Università Federico II di Napoli e direttore dell'area formazione del CERVENE, il centro regionale di riferimento veterinario per le emergenze non epidemiche. Anche Nadia Piscopo, benvenuta. Buongiorno. Dottoressa, medico veterinario, specialista nella gestione del lupo in Europa. Luigi Esposito e Nadia Piscopo sono stati di recente in Spagna per incontrare docenti ed esperti spagnoli sul lupo. Allora, professore Esposito, il piano lupi non è ancora noto, è imminente, credo, l'incontro, insomma, con le regioni, ma secondo lei è possibile già anticipare alcune di queste 23-24, ho letto, condizioni mitiganti? In che cosa consistono? Sicuramente il piano lupo è il frutto di un lavoro di un anno intero. L'ultima conferenza Stato-Regioni si è verificata a dicembre del 2017, quindi tutto il 2018 si è potuto lavorare a quello che le diverse regioni avevano intenzione di attuare per poter mitigare o contenere una popolazione che è in forte incremento demografico. Quindi il ministro Costa, che è molto sensibile alle attività sia antropiche che di conservazione della natura, ha previsto sicuramente una delle norme più importanti, quella del non abbattere, perché alcune regioni insistevano per procedere all'abbattimento dei lupi. Anche la provincia autonoma di Trento. La provincia autonoma di Trento e di Bolzano, sì. Così come volevano e vorrebbero abbattere anche gli orsi, vorrebbero ridurre la popolazione con gli abbattimenti. Per fortuna invece noi abbiamo delle conoscenze tali da poterci permettere, attraverso la gestione, di contenere le popolazioni, che sicuramente sono in esubero e sono difficoltose per quanto riguarda le attività principalmente di allevamento degli animali domestici. Ma attraverso alcune attività anche zootecniche si possono contenere gli animali e fare in modo che sia il predatore che le prede, così come l'uomo e le attività economiche, possano convivere. Sì. Ecco, mitigazione significa alcuni espedienti, alcune azioni che si possono mettere insieme per cercare di integrare, perché c'è dove non è impossibile, dopo più tardi vedremo, più avanti vedremo delle immagini, lei in Spagna ha già rilevato questa tecnica, questa strategia. Sì, gli spagnoli sono un po' più avanti perché gestiscono questo tipo di problematica da più tempo e sono riusciti a trovare, attraverso appunto l'amministrazione, quindi le regioni autonome, che lì già sono autonome, delle attività di contenimento, inclusa anche le attività venatorie, ma non solo, sì. Per poter fare in modo di far coesistere gli allevamenti con la presenza del predatore, principalmente attraverso l'uso dei cosiddetti cani guardiani. E quindi le attività fondamentali, quelle che il piano lupo prossimo all'uscita dovrà e sicuramente affronterà, saranno quelle di capire innanzitutto in che situazione noi ci troviamo. Gli spagnoli applicano quello che è il censimento metodico, quindi il monitoraggio della popolazione, conoscono quanti animali sono presenti nel loro territorio e quindi che cosa devono gestire. Sì. Noi invece in Italia siamo ancora un po' indietro, sì. E dobbiamo quindi cominciare con il monitoraggio. Ecco, dottoressa Piscopo, voi di recente, oltre che essere stata in Spagna, vi siete incontrati con medici veterinari di molte regioni per discutere sui comportamenti dei lupi nelle regioni italiane, che ho letto sono comportamenti diversi.
Ecco, è possibile comporre queste diversità e adottare iniziative finalizzate alla coesistenza del lupo predatore con le attività antropiche, in particolare quelle pastorali, che sono quelle ovviamente dove le aggressioni sono più frequenti. Diciamo che il normale comportamento del lupo è dato dal branco. Il branco viene visto come una moltitudine che forma un'unità che è in grado di tutelare ogni suo membro. C'è la coppia alfa, che è la coppia dominante, ovvero i leader, poi ci sono i beta, che hanno il compito di dirigere i lupi di medio livello, ed infine c'è la prole. Non bisogna però dimenticare i lupi solitari, ovvero quelli che vivono al di fuori del branco e quindi hanno una vita completamente indipendente dal resto del branco. Se viene mantenuta questa struttura, è possibile pensare quindi una convivenza tra il lupo e le attività pastorali. Il confronto tra le nazioni e all'interno degli stati tra le nazioni ha potuto far nascere degli obiettivi in cui è possibile avere una convivenza con il lupo con le attività pastorali. Sì. Quindi, in sostanza, se da un lato bisogna proteggere e salvaguardare quella che è una specie protetta come il lupo, citando la legge 157 del 92, dall'altro lato bisogna salvaguardare e Sì, conservare quelle certo. che sono le cosiddette esigenze tradizionali, locali e culturali di un determinato territorio. Sì, ecco, ho letto che una delle, come dire, una delle derive più pericolose delle paure, dei timori, delle insofferenze è il bracconaggio e quindi il ricorso indiscriminato, insomma, a sparare, ai fucili. Cosa fare per evitare una guerra aperta che poi minaccerebbe la sopravvivenza, insomma, di queste biodiversità nell'ambiente silvestre italiano, di cui parliamo sempre, però poi dobbiamo farlo, insomma, non dobbiamo soltanto fare enunciazioni sulle biodiversità. Sì, è vero, per evitare il problema del bracconaggio, la mia esperienza italo-spagnola ha permesso di, diciamo, di evidenziare degli accorgimenti in grado di avere una certa conservazione della specie, ovvero delle popolazioni selvatiche, senza ricorrere, ecco, come citava lei, all'uso indiscriminato di Sì, armi, sì. incluso il bracconaggio. Quindi bisogna da un lato istituire dei centri regionali per il monitoraggio ufficiale, non bisogna basarsi su idee strategiche basate su dati generici e quindi non aggiornati, attuare dei piani di dei programmi di censimento del branco di lupi ed infine, predisporre delle azioni risarcitorie e prevenire quelli che sono anche i danni ad un determinato Sì. territorio per conservare appunto quelle che sono le tradizioni, le vegetazioni Sì. e Ecco, le abitudini di un determinato territorio. abbiamo visto bianchi come i lupi, bianchi come le pecore, aggressivi come i lupi, sono i cani antilupo. In Spagna ho visto che utilizzano i cani, questi grossi cani bianchi, sono efficaci perché poi il lupo è aggressivo, predatore, ma non sciocco, diciamo, è astuto. Sì, sono i cosiddetti mastini spagnoli e sono, diciamo, gli Sì, dei equivalenti nostri maremmani. pastori Sì. abruzzesi oppure mastini napoletani che sono allevati principalmente per difendere il gregge. Infatti vengono dotati di collari altamente protettivi onde evitare di essere attaccati dai Con lupi l'aria e con quindi acuminati. sì, Sì. Secondo con lei, che è una grande esperta dei lupi, questi, i cani sono tra, come dire, tra gli agenti mitigatori? Sì, potrebbero essere gli agenti mitigatori senza però dimenticare l'uomo. Certamente. Quindi. Il lupo comunque capisce, si tiene lontano, insomma, quando c'è un ostacolo, tipo una rete elettrificata, un recinto diciamo elettrificato, oppure un cane addestrato. Ecco, allora, professore Esposito, il ministro Costa, ritorniamo su di lui, questo personaggio che è uno dei più azzeccati fra i ministri del governo Conte. Ecco, dice, appunto, risalto più volte che un conto sono i lupi e un altro conto sono i non lupi, cioè i cani inselvatichiti, che somigliano ai lupi ma non lo sono. E poi gli ibridi cane-lupo. Ecco, a cosa allude il ministro? Tra i due tipi di animali deve esserci quindi una strategia diversa? Sicuramente, sono
due approcci totalmente differenti, ma prima di scegliere l'approccio giusto... Ah, ecco, scusi se la interrompo, qui vedo dei lupi che prendono da mangiare da un umano, da un operatore, è una scena... Come dire, è uno tra degli agenti mitigatori, anche questo per integrare? No, questa è una, diciamo una procedura che viene fatta in Spagna, in un centro che la regione di Castiglia e León ha strutturato e pagato. Sì. Per accogliere gli animali non più reimmissibili in natura, quindi sono animali che hanno sono inselvatichiti, però ho capito. Sono stati trovati in difficoltà, quindi portati, assistiti e poi non potendoli più reimmettere in natura, chiaramente hanno subito vengono un grado accuditi. Di antropizzazione vengono, molto elevata. Sì. E quindi vengono utilizzati ai fini didattici per poter far dimostrare anche che questo animale sì è un animale pericoloso, ma che poi alla fine, come diceva lei poc'anzi, se vede il pericolo scappa. Piuttosto che attaccare. Sì. Ecco, qui stiamo vedendo delle immagini di proteste, di cortei in Spagna, che con i lupi non c'è paradiso. Sì. Cioè, significa che in Spagna, come da noi, c'è chi ovviamente si sente colpito ed è contrario, insomma. Sì. Sicuramente l'attività venatoria in Spagna è molto molto più elevata e sentita rispetto all'Italia, però c'è da dire che le attività che vengono applicate anche su una specie molto particolare come quella del lupo sono in perfetta linea con quelle che sono le normative europee, infatti le attività che si possono sviluppare, che penso anche il ministro Costa abbia tenuto in debito conto, così come tutte le regioni, per attuare il piano nazionale sul lupo, è quello di attenersi alla cosiddetta direttiva Habitat, che è una direttiva che è stata recepita in Italia anche da un decreto del Presidente della Repubblica del 1997 e quindi è totalmente presente in Italia. Gli strumenti ce li abbiamo, in effetti noi abbiamo tutti gli strumenti per poter attivare attività non cruente e quindi non crudeli nei confronti degli animali, cosa che noi medici veterinari ci teniamo sempre a specificare perché il primo compito del veterinario è quello di assistere quindi chiaramente la soppressione degli animali è sempre l'ultima razio. E qui vediamo che cos'è, un capriolo credo, immagino. Sono cervi femmine, riesce a sfuggire perché sono più agili, all'attacco hanno le zampe più lunghe. Anche queste immagini sono molto importanti perché la presenza di selvaggina permette al lupo di poter accedere a delle prede selvatiche e quindi anche in difficoltà poter quindi utilizzare animali più deboli o malati rispetto all'attacco invece al bestiame domestico che è molto più curato. Il ciclo biologico, diciamo. Il ciclo della catena alimentare. Sì, il lupo è all'apice della catena alimentare. E quindi, dottoressa Piscopo, secondo lei si può fare in Italia cultura del lupo? Anche in queste regioni dove c'è un'avversione proprio dichiarata. Sì, si potrebbe fare. Anche da noi, perché anche noi in Campania abbiamo i lupi, no? In Benevento, Avellino. Basterebbe fare dei piani di censimento programmati, quindi sapere quanti branchi di lupo ci sono in un determinato territorio e quindi riuscire a capire il comportamento di questi animali nei confronti dei vari allevamenti che esistono sui vari territori. Ecco, quindi studiare, occorre studiare. Osservare e studiare. Occorre una corretta gestione di popolazioni di selvaggi. Professore Esposi, ho letto il lupo, il cane inselvatichito che non è un lupo. Questi vanno sterilizzati, è vero? Diciamo è una delle procedure che noi consigliamo. La regione Campania, come lei diceva, ha il problema lupo, si è attrezzata, è stata la regione, mi permetta di dirlo, forse tra le prime, a dichiararsi contraria all'abbattimento, quindi anche grazie alla nostra regione attuale, quindi ai nostri amministratori attuali, la regione Campania è una delle prime. Però è chiaro che ha attivato un centro di monitoraggio presso l'assessorato all'agricoltura, perché secondo noi monitoraggio è fondamentale, gestione sono fondamentali per ottenere dei risultati. Tra i risultati anche quello di scegliere l'approccio giusto nei confronti del lupo, nei confronti dei cani rinselvatichiti o nei confronti degli incroci tra cane e lupo, perché non dimentichiamo che il cane si può accoppiare con il lupo e viceversa, e quindi formare degli ibridi che hanno delle caratteristiche diverse.